Un saluto amici della rete, oggi vi porto insieme a me a scoprire una track, la parte bassa di una track che inizia molto più in alto, che si chiama Serpentone. Questa track si trova all'interno della Valle degli Scoiattoli, si parte da Battaglia, in frazione di Campli, in provincia di Teramo. Ha delle caratteristiche particolari. Qui nel comprensorio ci sono diverse track simpatiche, questa ha alcune peculiarità interessanti. La prima è che è nuova, è stata realizzata quest'inverno, è stata realizzata da due amici, uno è Dark Dario degli Svirrien, del gruppo Svirrien di Tortoreto, l'altro invece è Gianni, il gestore del rifugio Fratta Montanara che si trova un po' più in alto. Quindi è una track realizzata, per questo ha una particolarità, oltre ai normali alle normali difficoltà di una track di montagna, ha dei trampolini, ha delle parti preparate apposta, vedremo trampolini, pedane, cose simpatiche per farci divertire un po' di più. L'altra particolarità è che, al contrario di altre track magari un po' più tecniche, questa è stata pensata per chi è agli inizi, quindi anche un newbo come me, la maggior parte di questi salti riesce a farli. Questo è il primo che incontreremo. E già da subito ve lo preannuncio, vedete, è un piccolo saltino, ma c'ha la peculiarità di permettere l'accompagno, quindi permette eventualmente di copiarlo e di proseguire tranquillamente. Queste caratteristiche le ritroveremo anche nelle difficoltà successive. Alcuni salti sì, sono per esempio fuori dalla mia portata, però insomma dipende anche dallo stomaco che avete. Beh, che dite? Ce l'andiamo a fare sto giretto? Dai! La track inizia al cimitero di Battaglia. Siamo nel comune di Campli, provincia di Teramo. Abbandonato il cimitero, si sale per un brevissimo tratto d'asfalto fino a raggiungere una carrereccia che ci porta all'interno della Valle degli Scoiattoli. La salita per questa carrereccia è abbastanza impegnativa, per cui è adatta principalmente a chi è motorizzato, quindi ai bike. Chi invece dovesse salire in muscolare, conviene fare la strada asfaltata verso la frazione di Roiano, superarla e poi proseguire per qualche chilometro fino a una biforcazione dove si incontra il sentiero 425, che poi si ricongiunge con il tracciato che invece stiamo facendo noi. Si continua ancora a salire fino a raggiungere un ulteriore bivio che viene preso a sinistra e subito si prende una nuova carrereccia a destra. Qui si sale per un'altra decina di minuti, questa volta con delle pendenze anche qui abbastanza importanti ma inevitabili, fino a raggiungere l'inizio della track del Serpentone Basso. Bene, come dicevo, questa è la partenza. In realtà la track inizia molto più in alto, inizia dal rifugio di Fratta Montanara, ma noi andiamo a affrontarci subito questo piccolo primo saltino che vi faccio vedere, vedete, si copia tranquillamente. C'è questa prima chicane e poi c'è questa compressione dove mollare tutti i freni per poter risalire di qua, e qui c'è un primo saltino. Wow! Oh, oh. Oh. Qui c'è un secondo che io non faccio, eccolo, ve lo faccio vedere qui sotto, eccolo qui, e solo ragazzi, è sempre il solito discorso, fegato ci vuole. Chicane, qui ci sono due massetti che se uno vuole fare può anche fare, ma poi ti trovi sbilanciato su questo saltino.
questo è il mio top. Qui c'è una bella netta, vi faccio vedere, vi faccio osservare la preparazione di Dark Dario. Qui se la prendete alta e poi uscite è abbastanza tranquilla, se la prendete più qui allora poi siete in grado di, se ci avete fegato, di fare questo piccolo buco e di saltarlo. Qui ora abbiamo un bel discesone, a destra pro, sinistra invece chicken line non tanto perché comunque ragazzi guardate il dislivello, qui dovete azzeccare bene, poi qui volete mollare per fare questo saltino. Oh, vi faccio vedere il dislivello che comporta, guardatelo. Già da questo lato che abbiamo fatto noi è tosto, guardate qui col saltino com'è, magari la ripresa non rende, ma è un bel ripidone. Qui c'è un salto chicane, altro saltino, hop, vedete si fa pure lentamente, chicane, chicane, questo fa paura ma in realtà è tranquillo, curva, accompagnare, piccolo saltino, saltino, saltone che evitiamo perché questo è l'unico che ha il buco, parte la parabola, questo è l'unico salto col buco in mezzo, vedete il dislivello che c'è, quindi comunque in parte siete aiutati dal fatto che siete più in alto, quindi già come velocità, se portate velocità lo fate senza saltare, però ragazzi un fegato ci vuole. Saltino, piccole cunette, mega saltone, questo ragazzi è veramente tosto ed è anche perché poi vi porta, come vedete, insomma l'altezza c'è e vi porta sull'aprirvi alla parte finale della Valle degli Scoiattoli. Track veloce ma simpatica, peculiarità doppia, prima peculiarità, almeno in e-bike si risale velocemente, si può fare diverse volte. Altra peculiarità carina è che poi l'anello si chiude, andando a destra si chiude il giro e si ricomincia, altro giro, altra corsa. Andando a sinistra, ciliegina, variante della cascatella come è chiamata qui dal 425D, che è il tratto conclusivo di sia delle curve degli scoiattoli sia di questa nuova track che è la, il serpentone, si chiude con questa che porta praticamente, dopo lo vedrete, a dove abbiamo incrociato il primo ruscello. Questa è una track abbastanza tranquilla, un po' smossa, vedete ci sono comunque dei punti un po' smossi come qui, canaletto abbastanza stretto che poi si stringerà ancora di più qui sotto, per cui veramente passaggi che o conosci bene le misure, tipo qui le misure dei tuoi pedali, o rischi di puntarti. Qui siamo sempre dentro la Valle dei Scoiattoli, solo che siamo alti, il fiume è sotto, non è qui, lo raggiungeremo ma dopo un grosso ripidone, ci manca ancora un pochettino.
Qui ci spostiamo un po' su un tratto a sinistra, ancora verso il fiume. Scoperto un po' verso sinistra, ma neanche tanto, perché comunque sono tutte piante. E adesso ancora a sinistra, più a sinistra, è un tratto ancora più scoperto. E adesso inizia il tratto ripido. Che ci porta al livello del fiume. Eccoci qua, siamo arrivati al livello del fiume, che ora attraversiamo a monte della cascata e poi ce lo riprendiamo a valle. Vai! E adesso sulla destra, fra un po', cascatella non naturale ovviamente. Eccoci qua, riattiriamo, eccola qui davanti a voi, riattraversiamo il fiume davanti alla cascatella e via. Già rispetto a un mesetto fa l'acqua è diminuita. Lo rincontreremo fra breve, che era l'inizio del nostro anello, questa track, con questo ultimo pezzettino che costeggia il fiume. Anche questo un po' smosso, e con l'ultima pietra qui, che io sinceramente non ho capito ancora come si prende. Comunque la prendo, vedete, è sballata, va bene. E questo ci porta all'uscita, che è stato anche l'inizio. Eccolo qui, su questo bel tratto di fiume.